In attesa della fine del mondo si possono fare tante cose. Perdersi per le strade provinciali, non avere paura di affrontare l'altro sesso, fare del sesso anche con chi capita, rispondere di no se no, prendere decisioni anche affrettate, dire quello che si pensa faccia a faccia, possibilmente tentare altro e via uscendo dall'ordinario, spendere tutti i soldi in nostro possesso, dormire in continuazione. Felici più persone, rimanere calmi anche se il corpo dice che sei stressato, cambiare l'immagine che gli altri hanno di te, cambiare vestiti, colori e ballare, ballare, dormire poco ma bene.